Bach, uno dei più famosi legali d'America, da più di 10 anni cura gli interessi di Gaetano Badalamenti, detenuto negli Stati Uniti dopo la condanna a 45 anni per traffico di narcotici. Badalamenti, secondo il pentito Buscetta, è depositario dei rapporti fra mafia e politica in Italia ed è stato recentemente interrogato a Filadelfia dai magistrati di Palermo. Gaetano Badalamenti ha detto di essere a conoscenza della mafia solo attraverso i giornali. Vuol dire che è stato incastrato? Was he framed? Badalamenti è stato incriminato ingiustamente. Chiunque in Italia lo conosca sa bene che se Badalamenti è schierato contro qualcosa, è schierato contro la droga. Perché Buscetta ce l'ha proprio con Badalamenti? Non lo so. Se lei lo sapesse, me lo direbbe? Probabilmente no. Me lo direbbe se i giudici italiani fossero andati da Badalamenti con una proposta per la sua collaborazione? Sarebbe una notizia di dominio pubblico. Non credo che glielo direi mai, ma le dico che non l'hanno mai fatto e le dico che non lo faranno mai. Pensa che Gaetano Badalamenti sarà mai un pentito? Assolutamente mai. Gaetano Badalamenti ha detto di essere a conoscenza della mafia solo attraverso i giornali. Vuol dire che è stato incastrato? Was he framed? Badalamenti è stato incriminato ingiustamente. Chiunque in Italia lo conosca sa bene che se Badalamenti è schierato contro qualcosa, è schierato contro la droga. Perché Buscetta ce l'ha proprio con Badalamenti? Non lo so. Se lei lo sapesse, me lo direbbe? Probabilmente no. Me lo direbbe se i giudici italiani fossero andati da Badalamenti con una proposta per la sua collaborazione? Sarebbe una notizia di dominio pubblico. Non credo che glielo direi mai, ma le dico che non l'hanno mai fatto e le dico che non lo faranno mai. Pensa che Gaetano Badalamenti sarà mai un pentito? Assolutamente mai. Pensa che i pentiti siano affidabili? Credo che la possibilità del governo di vendere la libertà al pentito sia un potere troppo grande, perché consente ai pentiti di comprare la libertà con la verità o con la menzogna. Avete mai discusso con Badalamenti del processo Andreotti? Quello che discuto con Badalamenti rimane fra Badalamenti e me. Sotto quali condizioni Badalamenti tornerebbe in Italia? Non lo so. Riferito al caso Pecorelli, lei ha detto che se Badalamenti tornasse in Italia distruggerebbe l'accusa e se scegliesse di parlare non sarebbe più lui l'accusato. Avrà successo. Distruggerà completamente le prove contro di lui. Ne sono sicuro. Qual è la sua opinione sul suo cliente, Gaetano Badalamenti? Ho il più assoluto rispetto per lui, come uomo di principi e di integrità. Se mi dice qualcosa, per me è Vangelo. Badalamenti è un uomo ricco? Non ne ho la minima idea, non lo so e non voglio sapere. E allora chi paga il suo onorario, Mr. Schoenbach? Questa è un'informazione confidenziale. Chiede mai ai suoi clienti se sono colpevoli? Nel mio paese il punto non è se sei colpevole o innocente, è se l'accusa può provare il caso. Questa non è una domanda che si fa. Sono informazioni assolutamente strane per un avvocato difensore. Non ho bisogno di saperlo.